Il primo piano del mercato centrale di Firenze, la storica struttura del Mengoni, progettata e costruita 140 anni fa, si rinnova dopo anni di abbandono. Sarà uno spazio di cultura, di tempo libero, di qualità della vita, e tutto questo grazie a un gruppo di imprenditori che ha creduto in questo progetto. Il Comune da parte sua ha fatto tutto il possibile. Gli investimenti pubblici che abbiamo fatto su questo mercato, 8 milioni di euro in 10 anni, finalmente trovano un risultato e una soluzione. L'eccellenza dell'enogastronomia diventa il fulcro di una delle più grandi piazze coperte di Firenze, il tutto racchiuso in uno spazio di 3.000 metri quadrati con 500 posti a sedere, 12 botteghe, il ristorante pizzeria, la birreria, l'enoteca e la scuola di cucina. Una specie di oasi gourmet aperta 7 giorni su 7, dalle 10 alle 24, con prodotti all'insegna del Made in Italy e della filiera corta. Si parte da un mercato storico e si finisce con una visione attualizzata dello storico mercato della città. La sfida si poteva compiere solo così, altrimenti non aveva senso. Abbiamo recuperato l'attività artigianale all'interno delle botteghe, questo è il nostro punto di forza, è inutile nasconderlo, no? Quindi riportare il panettiere che fa il pane, il macellaio che fa i salumi, il mozzarellaro che fa le mozzarelle, è stata questa la nostra forza, anche il nostro lavoro più impegnativo. Quindi noi potremo trovare qui il pane sfornato 4 volte al giorno, la mozzarella di bufala mozzata 2 volte al giorno, e oltre al teatro di questa attività artigianale si può poi degustare il prodotto conseguente che vi assicuro non è proprio male, insomma.